Il treno da Reggio Calabria a Firenze in Calabria passa praticamente lungo il mare e io quando andavo via non ti nascondo che ogni tanto qualche lacrima ce l'avevo perché vedevo che mi allontanavo dalle mie origini e lasciare la casa per andare a vivere in un contesto che non conoscevi, quindi non sapevi cosa andavi a trovare. Però il sacrificio è stato tale di rimanere in un ambiente che sapevi che se riuscivi a superare quel periodo, potevi fare qualcosa di buono e dare delle soddisfazioni appunto alla famiglia. E quella forza, è stata tale da darmi la possibilità appunto di arrivare poi dove sono arrivato. Timeline, successi, ricordi, emozioni e sofferenze di una vita. Pino, da argentino, io sono di Buenos Aires e so che c'è un bel episodio con Diego Armando Maradona. Sì, c'è un paio di episodi con lui. Nello stadio al San Paolo di Napoli, una partita di Coppa Italia, Napoli-Arezzo, una punizione. Era il suo marchio di fabbrica, quindi una punizione al limite dell'area, in porta c'ero io. Quando hai preso quel primo gol ti sei comunque arrabbiato, anche se era Maradona. Lì per lì mi sono arrabbiato, sì. Ora, a distanza di anni, posso dire che è stato veramente un orgoglio essere il primo portiere a aver preso gol da Diego Armando Maradona. Qual è la partita che ti ricordi di più in assoluto, Pino? Ce ne sono tante. Ma tante veramente, posso dirti, insomma, rigore, la partita a Palermo, rigore parato con la vittoria dell'Arezzo per 1-0, il rigore parato a Perugia, perdevamo 1-0, poi alla fine con il rigore parato siamo riusciti a pareggiare subito dopo il rigore parato a Bergamo. Io parlo di rigori perché in effetti ne ho parati tanti, quindi sono quelli che mi davano molta soddisfazione. La vittoria in casa con la Paganese che ci ha portato alla vittoria del campionato con l'Arezzo. Cosa rappresenta per te il calcio? Ma tutto, è stata la mia vita. Praticamente io sono venuto via da casa che avevo 15 anni, grazie alla rappresentativa calabrese degli allievi, che siamo andati in finale, le finali si svolgevano a Sorrento e lì c'erano tutti gli osservatori delle squadre di Serie A. Finito quel torneo, sono stato premiato come miglior portiere e dopo pochi giorni alla mia società sono arrivate le richieste di diverse squadre, fra queste c'era la Juventus e la Fiorentina. Fortunatamente mio padre, che era un ferroviere, lavorava in ferrovia nei vagoni letto, quindi è riuscito a convincere mia madre, perché mia madre a 15 anni non voleva mandar via un figlio da casa. Il presidente di allora che avevo dove giocavo io, che era una squadra del rione di Reggio Calabria che giocava in Serie D, quindi un po' come l'Arezzo ora. E allora questo presidente veniva spesso a casa mia madre che continuava a dire di no e mio padre che gli aveva detto: guardi, ci lasci pensare un paio di giorni, dopo gli diamo la risposta. Naturalmente mio padre, cercando di convincere mia madre, gli diceva: guarda, io una volta a settimana vado a Firenze, quindi un giorno intero sto con lui, ho la possibilità di controllarlo. E mia madre continuava a dire: no, a 15 anni non si manda un figliolo lontano da casa. E non è stato facile, perché io avevo una sorella che cantava molto bene. Mino Reitano veniva a casa mia a chiedere a mia madre e ai miei genitori se poteva andare mia sorella a cantare insieme a lui. E mio padre gli aveva detto assolutamente no. Che ha detto: ma come? A lei no e a quest'altro sì. Insomma, c'è stato anche questo episodio che aveva un po' cercato di mettere un po' di malumore in casa. Sicché poi mia sorella è intervenuta e ha detto: ma fatelo andare, poi il babbo va una volta a settimana. Quindi, insomma, c'è stato un po' di riunione familiare. Alla fine l'ha spuntata mio padre. Ma poi tua sorella ha cantato alla fine o no? No, no, cantava a casa sotto la doccia come si fa sempre, però ha sempre avuto una bella voce, però ecco, cantava per noi a casa. Perché proprio il portiere, Pino? Questa è una bella domanda. Dunque, io giocavo praticamente nell'Associazione Cattolica a Reggio Calabria e
E lì una domenica è venuto a mancare il portiere perché non mi ricordo se stava male. E allora mancava il portiere, ho detto vado un porta io. Così, ecco, in quella partita ho parlato di tutto, quindi l'allenatore mi ha detto dalla prossima giocherai sempre in porta. E così è nato, io facevo il difensore e invece da quella volta lì sono sempre andato in porta. Raccontami una tua giornata tipica di quando eri in Calabria, dove ancora magari il calcio non era il tuo destino. Se... No, era un gioco, come per tutti, penso. La mia giornata tipo era che io la mattina mi alzavo, lo facevo colazione, poi uscivo, andavo a scuola a piedi, perché ci andavo a piedi, quei pochi soldini che mi passavano i genitori non li buttavo via sul pullman, ma preferivo andare a piedi. E poi il pomeriggio, dopo aver studiato, andavo fuori con gli amici, c'era un cortile di fronte a casa mia, e io mi nascondevo sempre perché mia madre non voleva che andavo a giocare a calcio perché rovinavo un paio di scarpe a settimana. Quindi, allora mia madre mi sgridava sempre. Però io c'era un murettino, mi nascondevo sempre sotto quel murettino e tutti i pomeriggi andavo a giocare al calcio. Quindi era proprio una passione. E poi c'è stata appunto l'Associazione Cattolica che quando siamo diventati un po' più grandi andavamo in un'associazione cattolica e chi frequentava la messa la mattina, la domenica poteva giocare. Quindi io tutte le domeniche mattine andavo a messa, qualche volta anche servito messa, e poi andavamo a giocare nel campino che c'era lì nel nostro rione. Quindi pur di giocare facevi... Pur di giocare, poi alla fine lo facevamo volentieri perché nell'associazione cattolica c'era il sottochiesa che aveva il biliardino, aveva il ping pong e chi si comportava male stava fuori, non poteva entrare, quindi era anche un'educazione per noi ragazzi, cosa che oggi manca. Pino, qual è stato il momento in cui hai capito che non era più un gioco il calcio per te, ma poteva diventare una professione? Beh, questo l'ho capito i primi giorni che sono arrivato a Firenze. Perché non ti nascondo che i primi giorni sono stati veramente duri, perché io sono l'ultimo figlio, ho due sorelle, quindi ero il più piccolo, ero il coccolato di casa, perché poi il terzo, maschio, quindi ero molto coccolato. Arrivando a Firenze da solo, i primi mesi sono stati un po' duri. E non ti nascondo che lì la mattina io andavo di nascosto ad allenarmi e mi ero ruffianato col magazziniere. Allora lui mi dava l'abbigliamento per allenarmi, fino a che un giorno, non so come mai, gli giravano, ha telefonato al direttore: direttore, Pellicanò viene tutte le mattine a rompere, viene ad allenarsi. Però io lo facevo perché avevo voglia, ma avevo veramente voglia di arrivare. Poi quando ho iniziato a fare le partite la domenica, quando capitava mio padre la domenica, lo vedevo sugli spalti, allora lì ti dava, l'adrenalina andava a mille. Mio padre ha giocato nel Venezia ai tempi della guerra, quindi mi diceva se io potevo avere la tua possibilità, volavo da palo a palo, quindi lui mi caricava in questo modo qui, no? Ma la tua squadra del cuore? Sono due, io ho giocato... ho fatto Firenze, Empoli, Arezzo, Bari, ecco le squadre più importanti. E Arezzo e Fiorentina mi sono rimaste nel cuore. Arezzo perché per me sono stati 4 anni bellissimi da giocatore. Poi nell'Arezzo praticamente ci sono stato 20 anni, perché quando poi siamo ripartiti, quando la società era fallita, siamo ripartiti con Ciccio Graziani e con Mario Fara. Quindi siamo ripartiti da zero e in 10 anni abbiamo riportato la società nella categoria che più gli compete, cioè la Serie B. Quando si parla di calcio o comunque si vede un calciatore, si pensa subito al successo. Cosa c'è dietro a questo successo? Tanti sacrifici. Ci sono tanti sacrifici perché non ti nascondo che per arrivare ad alti livelli i sacrifici bisogna farli. Io ho avuto un allenatore che
che una domenica mi ha chiamato e mi ha detto: guarda, tu domenica hai giocato, sei andato bene, per me domenica arrivai in campo, perché io non guardo la partita, ma guardo come tu ti comporti durante la settimana, e tu durante la settimana sei fra quelli che fa più sacrifici degli altri. Quindi per me da oggi in poi giocherai sempre te. Cioè Eriksson, un allenatore che secondo me è stato insieme a Antonio Valentino Angelillo il miglior allenatore che ho avuto. Nel tuo percorso, Pino, hai cambiato diverse volte, no? Di squadre, sì. Anche di serie, diversi contesti. È sempre un ripartire da zero? No, perché io ho fatto tutte le categorie, dalla Serie D, Serie C, Serie B, Serie A, quindi ogni step che tu fai ti dà la possibilità di fare più esperienza, quindi, ma non solo durante la partita, ma soprattutto io quei 2 anni che ho fatto in panchina con la Fiorentina dietro Giovanni Galli, riuscivo a studiare tutti i portieri della Serie A, quindi è un bagaglio in più che tu ti porti dietro. Poi quando toccava a te riuscivi a mettere in pratica tutta l'esperienza che hai fatto stando in panchina, perché il portiere non è un ruolo facile. Tu da un momento all'altro non hai neanche la possibilità di scaldarti, che devi andare in campo e sostituire il... Io quando iniziai a giocare con la Fiorentina, c'era il titolare era Landucci, che era nazionale under 21, quindi si fece male durante la partita, mi sono dovuto andare subito in campo e giocare, quindi senza riscaldamento, senza niente. Se non sei pronto, rischi di fare delle brutte figure, perché è importante essere pronto in qualsiasi momento per andare in campo, e per fare questo devi avere veramente una grande forza. Non ti scocciava stare in panchina? Molto, molto. Però lo facevi, eri un professionista, quindi dovevi farlo e dovevi stare vicino al tuo titolare, perché se tu dai tranquillità al tuo compagno hai già fatto parecchio, perché non è facile andare in panchina e invidiare chi sta in campo. Quindi lo devi fare con orgoglio, con professionalità, e dare la possibilità all'allenatore di dire: guarda, questo ragazzo è talmente bravo che quando ho bisogno posso contare su di lui. Pino, c'è qualche domanda che non ti ho fatto alla quale vorresti rispondere? Guarda, me ne hai fatte talmente tante e ti ho risposto a tutto. Sei riuscito a pararle tutte, però. Le ho parate tutte. Penso di sì, almeno. Questo me lo devi dire te. Pino, è stato un piacere averti. Il piacere è stato mio. Timeline. Successi, ricordi, emozioni e sofferenze di una vita.